Ciao ragazzi, bentornati a questo bellissimo hall domotico IKEA. E sì ragazzi, vi starete scrocchiando perché hall domotico. Perché sì, finalmente ho deciso di mettere in atto un progetto che avevo nascosto da circa 2 annetti, da quando ho comprato i billi. Anzi, 3 anni, perché l'ho comprato nel 2021, quindi 3 annetti. Che ho questo progetto qua da quando ho comprato il Billy, perché ho sempre visto ragazzi che l'IKEA aveva un sacco di quei set per illuminare i mobili. Mi hanno sempre affascinato, però poi ho visto come funziona, anche perché per funzionare quei set lì, per essere domotici, c'erano bisogno di vari complementi che in aggiunta contribuiscono al funzionamento del sistema. Ho indagato un po' sul sito. Ho scoperto come funzionava e adesso, 3 anni dopo, dato che sto rivoluzionando tutto quanto su da cima a fondo, sto facendo cambiamenti radicali, ho deciso anche di attuare questa piccola modifica al Billy. Quindi, benvenuti nel nuovissimo video in cui proviamo i prodotti domotici dell'IKEA. Benvenuti nell'aula domotico dell'IKEA. Ecco qua il bottino, ragazzi. Prima di mostrare i prodotti, vi dico subito che sono tutti quanti collegati appunto alle luci. Tutti i prodotti che servono per far funzionare le luci, perché vi informo ragazzi che se volete acquistare le luci domotiche dell'IKEA dovete per forza comprare il prodotto che serve per funzionare, ovvero il dimmer. Quindi partiamo subito con mostrarvi il primo prodotto che ho preso. Partiamo subito con mostrarvi le due luci. Io ragazzi ho scelto queste luci qua. La prima cosa che ho preso ragazzi sono appunto queste luci qua. Le luci Tvar Drag. Le luci Tvar Drag. E sono fatte così. In metallo vegnato a spruzzo nero. Con questo paralume che sembra un po' una ciotola rovesciata che mi piace da impazzire. Queste qua sono a 130 lumen, quindi molto potenti. Ma non troppo perché appunto. Mentre sono potente ma non troppo, ma la cosa dire ragazzi è che se fate l'intero sistema domotico come ho cominciato di fare io, potete prendere un telecomandino che funziona appunto con questo dimmer, dimmer collegato alle luci, per regolare l'intensità di queste luci. Io ho scelto queste qua perché ho preso, sono che belle che hanno, ma poi ne hanno anche un modello che costa 5 euro in meno, perché questo qua costava 20 euro a pezzo, quindi 20-20 da 40. Ne hanno anche un modello che costava 5 euro in meno, quindi 15 euro. Che però erano piatte, non mi convincevano molto. Belle sì, però queste qua erano molto molto belle, ragazzi. Per 5 ore in più ho scelto queste qua che mi piacevano molto molto di più. Le hanno sia bianche che nere, queste qua però solamente nere. Quindi se volete queste qua, però ce ne sono solamente nere. Ma sono veramente bellissimi. Io le volevo anche nere perché appunto bianco su bianco ho già tanta roba bianca. Quindi un pizzico di nero ci sta. Ne ho scelte due, ne ho prese due, anche perché. Quello è il primo angolo, l'unico angolo che voglio rendere domotico tramite l'IKEA. Anche perché è l'unico angolo dove stanno bene queste luci qua per mobile. Per gli altri angolini, ho invece scelto le luci della Merlin, quelle touch, che però non sono domotiche, devo controllarle manualmente. Però comunque, queste qua, dato che sono per il mobile, le ho messe, ho deciso di mettere appunto nell'unico grande mobile che ho qui in studio, ovvero il Billy, perché avevo anche il Kallax, ma il Kallax l'ho eliminato, non si vedeva più, e al suo posto ho fatto un bellissimo angolo, quindi ho deciso di mettere solamente domotica dell'IKEA nel Billy, proprio come avevo già, come mi ero già preannunciato di fare 3 anni fa quando ho costruito il Billy. Sono veramente, veramente bellissime, veramente, veramente, veramente belle. E sono fatte appunto così. La cosa che mi piace ragazzi di queste luci è appunto il paralume. L'ho resa apposta per il paralume e anche per la forma, perché sono fatte un pochino così a chiave, possiamo dire a chiave da attrezzo. Poi hanno il paralume orientabile e la cosa figa è che è fatto così in metallo nero, tutto quanto nero, la velocità in metallo nero. E la cosa figa è la forma del paralume, ragazzi. Ma poi un'altra cosa figa, oltre all'orientarsi nella direzione che dovete avere la luce, è che
si può regolare l'intensità con il sistema domotico. E informoci ragazzi che se volete acquistare queste Lucid Vardvik funzionano solo ed esclusivamente col sistema domotico dell'IKEA, quindi dovete per forza comprare anche le attrezzature a parte. Ecco perché non ho domandato subito i mobili, perché dovevo capire come funzionavano, perché in questo momento intrigavano, però dovevo capire come funzionavano anche perché funzionano solamente con le cose dell'IKEA. Bene ragazzi, adesso vi mostro gli accessori che occorrono per far funzionare queste luci. Innanzitutto occorre il dimmer. Questo qua, ragazzi, è il dimmer che consiglia il sito. Il Tradfiri. Questo qua, ragazzi, è un apparecchio che praticamente permette di ipnotizzare queste, luci e farle funzionare. Queste luci vanno a collegarsi ad un cavo, a questo, tramite un cavo a questo dimmer, in queste tre porte. Potete mettere fino a 10 luci, ragazzi. Però servono ovviamente un elemento a parte che non ho acquistato, anche perché sono solamente due luci, quindi possono stare benissimo qui, in questi forellini. Qua potete mettere tre. Invece se volete mettere un massimo di 10 luci, c'è un elemento a parte che vi consente di aggiungerne altre, che è questo, è già incluso. Bene ragazzi, questo qua appunto è l'elemento che vi permette di far funzionare le luci. E questo qua va messo sopra il mobile. Io poi lo metterò sopra il Billy. Anche perché il Billy penso anche di funzionarlo un po'. Togliendo i Lego, mettendoli qua sopra, sopra le mie teste, come le sono libere. Ovviamente io voglio solo un pochino tutto, ragazzi. E poi vi informo già che tra una settimana, massimo una settimana e mezza, mi arriverà finalmente il divano nuovo. Per cui spoilerò già, ragazzi, ma dedicherò un video a parte prima che arrivi, che ho ordinato il divano nuovo. Non dico altro, ci sarà un video a parte prima che arrivi. Così ve lo descrivo meno nei dettagli. Comunque, ragazzi, questo qua è il dimmer che serve per funzionare. Il dimmer c'è scritto Works with IKEA Home Smart. E infine, ragazzi, ultime due cose: il telecomando. Ah, dimmer 25 euro. Il telecomando 5 euro. Robet. Questo qua permette di regolare l'intensità luminosa e di accendere le luci. E funziona con una batteria semplice, ma quelle che tutti quanti a casa hanno. Questo vi permette appunto di regolare l'intensità di luce e anche di comandarla a distanza. Quindi questo qua è anche fondamentale nel kit domotico dell'IKEA. Super carino, presto scopriremo come funziona. Infine ragazzi, ma non da meno, l'ultima cosa che dovete acquistare per fare il completo set domotico dell'IKEA è il cavo che consiglia anche il sito Fornimma, che vi consente di collegare il dimmer alla presa. Io ho preso questo qua appunto perché lo consiglio al sito e anche perché è più lungo, che sta appunto a collegare la presa bassa, se c'è la presa bassa, al sistema domotico che sta sopra il mobile che è alto. Le luci si fissano o con le viti o con l'adesivo. Io penso che fisserò con l'adesivo. E niente ragazzi, questo qua è tutto quello che potete acquistare, quindi vi ripeto, se volete fare il kit domotico dell'IKEA come so di fare io, dovete acquistare la luce, prendete quella che volete, o questa qua o l'altra. Ma le cose fondamentali sono il dimmer per farle funzionare, il cavo per collegare la presa al dimmer e il telecomando per regolare l'intensità. Bene ragazzi, che dirvi? Questo audio domotico dell'IKEA finisce qui. Spero che nei commenti cosa ne pensate. Se avete già provato questo set domotico dell'IKEA, io non vedo l'ora di installarlo perché secondo me stanno benissimo quelle luci davanti al Billy. E soprattutto anche perché potrò orientarmi dove voglio, magari anche sul divano nuovo o sulla scrivania, potrò fare quello che voglio. Sono veramente contento di aver investito nel sistema domotico per illuminare il mio mobile, anche perché era, ripeto, una cosa che volevo fare già da quando avevo acquistato, perché mi intrigava vedere queste luci qua e quindi ho detto prima o poi le acquisterò e oggi le ho acquistate. Spero nei commenti cosa ne pensate, se avete già provato questo sistema domotico dell'IKEA, se avete già qualcosa di IKEA Home Smart e niente. Se vi è piaciuto questo, mettete like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo entusiasmante video like.